Oggi voi siete? Voi siete preoccupate, brava. Lo sai, ho detto lo, la, le, sì. Ma che cosa? Loro ci chiedono aiuto materiale, anche cose pratiche, perché purtroppo sono partite necessariamente con un trolley. Loro non potevano portare più di un trolley e hanno veramente bisogno di tutto, ma soprattutto hanno dei bisogni di affetto, di avere qualche certezza su cosa sarà di loro dopo, perché la domanda più ricorrente è questa: dove andremo? Perché qui si è creata una comunità, c'è anche una relazione umana molto forte, molto coinvolgente. Il bambino più piccolo si chiama Yuri ed è nato il giorno il 25 dicembre ed è fuggito come Gesù bambino, dico io. Passando le settimane, questo è un luogo nel quale loro possono venire tutti i giorni, i bambini per giocare, le mamme per imparare l'italiano, quindi è diventato anche un luogo soprattutto di amicizia. Non lo so, non lo so. Art gallery, carte. Io, Чернівці, ho lasciato Ucraina due figli, due grandi figli. Non parla de, dove. Ma mamma, tutto bene, ciao, poco parole, sempre poco parole, e io preoccupata. Nel nostro paese c'è una disponibilità e soprattutto una sensibilità diffusa e ramificata territorio per territorio per produrre degli esperimenti concreti, dei laboratori concreti di accoglienza diffusa e di possibilità di dimostrare che le nostre città sono città a tutti gli effetti solidali.